Benvenuti guardiani nel mio nuovo video su Destiny con un drop alla notte settimanale. Ritornano i tre psionici e possiamo annunciare che i modificatori sono le braccia solari, il pugilatore, la corazzata e in volo. Vi consiglio il fuso martellante o il metraglione del raid perché a danni solari fa davvero un danno pazzesco. Noi non abbiamo trovato difficoltà davvero eccessive tranne l'ultimo Kala, proprio per il fatto perché non mi andava di passare la spada esodica, perché comunque si è arrivati ai boss e se tutti e tre avete le tre spade esodiche, ovviamente una per ogni danno elementale, riuscirete a farli fuori il prima possibile, come vi posso far vedere anche da questo video. Ho giocato i tre Kala con Lorenzo, ovvero il solito follower che ho giocato anche la settimana, con cui ho giocato anche la settimana scorsa, poi Zexion e Igallollo. Vediamo se la maledizione dei drop continuerà oppure no. Intanto vi posso far anche vedere che ho trovato il mantello a vuoto con il titano, mentre sono riuscito a ottenere anche con il cacciatore il mantello ad arco che già avevo a 290 e qualcosa. Passando ai drop, possiamo vedere che con il titano droppiamo la pistolina di merda leggendaria che butterò molto probabilmente, anzi sicuramente. Poi nel primo Kala con Igallollo abbiamo droppato l'esotica, le gambe del cacciatore se non erro, ovvero l'ossa di Hau a 3.10, e con l'ultimo, con lo stregone, abbiamo preso i 3 di ori. La maledizione è terminata qua ragazzi, finalmente l'attesissima maledizione per ora termina qua, nessun spettro e già è qualcosa. Detto ciò, possiamo passare anche al fan della settimana, che questa settimana se lo giudica BellingerX, un utente molto attivo nel mio canale che ha spolliciato e commentato svariati video, quindi vi invito ad esserlo altrettanto pure voi, spolliciando e commentando i miei video. Uscirà molto probabilmente, vi ricordo che questa sera alle 7 inizierà lo standard di ferro, quindi usciranno molti video sullo standard, compresi i pack opening del grado 5, ma anche un montage. Comunque potete restare aggiornati tramite la mia pagina Facebook Morty Gaming, su Facebook la trovate anche con Morty. Non mi resta che salutarvi qua e Morty, bella per tutti, buona caccia guardiani.